Convincente vittoria per l'Amen Scuola Basket Arezzo che nello scontro diretto valevole per il secondo posto ha battuto al Palasport Estra il Centro Mini Basket Carrara 82-66. Con questo successo gli Amaranto rimangono in scia del San Vincenzo capolista staccando di 2 punti proprio il CMC Carrara. Non è stato facile però per il quintetto di Delia conquistare la vittoria perché gli ospiti hanno iniziato con grande determinazione l'incontro sorprendendo l'Amen. Nel primo quarto di gioco, infatti, Carrara, ispirata da un Fiaschi particolarmente determinato, autore di 9 punti in 10 minuti, al primo mini intervallo gli ospiti sono sul 25-12, legittimando con il vantaggio la propria supremazia. Punto dopo punto gli Amaranto hanno la pazienza di recuperare, in difesa gli spazi diminuiscono e Carrara realizza solo 10 punti con l'Amene che riesce a portarsi fino al meno 1, prima che una tripla di Ratta allo scadere del secondo quarto ridasse un minimo vantaggio agli ospiti, 34-38. L'inerzia della gara cambia definitivamente padrone al rientro dagli spogliatoi, Cutini e Ramirez finalizzano in attacco tutto quello che di buono il quintetto di Delia costruisce nella fase difensiva. Il cambio di ritmo impostato dalla SBA toglie sicurezza al CMC con 27 punti realizzati in un quarto. L'Amen raggiunge la doppia cifra di vantaggio 61-49 al trentesimo. Nell'ultimo parziale l'Amen amministra il vantaggio senza permettere alla formazione di Carrara di avvicinarsi nonostante un preciso Borghini e un combattivo Fontanelli. Ramirez in contropiede allunga ancora per gli Amaranto che chiudono 82-66 con conquistando anche l'applauso convinto del Palasport Estra di fine partita. L'Amen ha reagito così nel migliore dei modi alla sconfitta della settimana scorsa a Livorno, ora testa la trasferta di Camaiore sabato prossimo dove gli Amaranto incontreranno il Vela capace nello scorso anno di giocare un brutto scherzo alla SBA nel finale di stagione. Può dire abbiamo fatto una partenza allucinante, no? Cioè, sbagliavamo le cose più semplici come ha detto prima Delia. E questo penso che sia un po' l'ansia che ha quando una squadra che ricordiamolo sempre formata dai nostri ragazzi va a scontrarsi con squadre così ben costruite e fatte con giocatori diciamo quasi professionisti, insomma forse è una parola grossa ma abbastanza vicino e quindi è chiaro che questa cosa la sentiamo. E io voglio fare i complimenti invece al nostro coach Giuseppe Delia perché nel momento in cui lui si è accorto di questa cosa, se ne è accorto diciamo quasi subito, ha cominciato voi con i time out e voi con le cose a cercare di togliergli questa ansia, questa paura. E forse lì è stata la chiave di volta. E stavolta non lo faccio mai, ma insomma ho visto che io guardavo i tabellini adesso e vedere un giocatore come Rat, che è diciamo quello che come è stato citato prima dal coach che ha una percentuale del 23% totale dai tiri. 14. No, la percentuale Carlo, significa che insomma, gli abbiamo abbassato la media del 50%, quindi anche questa è una situazione che va a nostro favore e comunque l'unione di questo gruppo, cioè proprio il non abbattersi subito. Questa è una cosa che nella pallacanestro è fondamentale.